Aspettative, il cibo che credi di mangiare. E quello che in realtà mangi. No. Ehi, e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui con un ospite speciale, Fede Art. Anche Fede ha un canale YouTube, potete andare a seguirla, vi lascio il link giù in descrizione, ma ve lo metto anche qua sopra. Allora, il mio canale è un canale dove faccio principalmente video di viaggi, video di disegni e raggruppo tante passioni. Andatelo a seguire, è bellissimo! Vi prego, seguitelo, seguite il mio canale! È simpatica, raga. Poi per il resto no, lasciamo stare. Durante la lezione scolastica abbiamo messo dei video su degli chef stellati e ci hanno ispirato questo video. Il nostro obiettivo era spendere poco e guadagnarci tanto in quanto a gusto, in quanto a cucina. Loro fanno dei piatti artistici, meravigliosi, che costano più di 100 euro. Noi non siamo chef e facciamo le ricette di chef a meno 5 stelle. Allora, nel mio canale ci sarà la ricetta dell'uovo fritto con cuore morbido alla carne al cracco. Nel mio canale invece troverete gli spaghetti aglio olio peperoncino di Alessandro Negrini. Iniziamo a presentare gli ingredienti. Quindi non abbiamo esperienza esatto, in questo campo. Facciamo schifo a cucinare anche le cose più semplici. Quindi ragazzi, siamo qui per rappresentarvi. Quindi anche voi potete farle. Per la ricetta degli spaghetti ovviamente non possono mancare gli spaghetti stessi. Poi una cosa buonissima che piace a tutti, soprattutto ai fidanzati: l'aglio, quindi non fidanzatevi. Questa pasta si chiama aglio olio e peperoncino. Ci sono altre cose che non facciamo vedere, come per esempio l'olio d'oliva, l'acqua di bollitura, il sale, il prezzemolo anche. Però il prezzemolo, dato che loro lo fanno fresco, noi metteremo un altro tipo di prezzemolo molto speciale. Ci vediamo in cucina. Andiamo. Iniziamo lavandoci le mani e togliendo anelli tutto, perché è meglio. Prima di tutto, come dice lo chef, bisogna trovare una pentola e riempirla di acqua. Ovviamente da far bollire per cucinare la pasta. Secondariamente avrete bisogno di una bilancia. Ricordatevi che è sempre meglio stare leggeri quando ci si fa vedere in giro, per poi mangiare i rimasugli rimasti nella pentola in un secondo momento. Quindi esagerate con quella pasta. Bene, buttate la pasta. Ehi, aspetta, ma così non ci mangiamo niente? Ma sempre con sta battuta, basta, buttate la pasta. Nel frattempo, dimentichiamocene. Aglio. Un aglio testa per tenere ben lontani i fidanzati, o ancora meglio, i ragazzi e le ragazze quando si è ancora single. Due, quindi. Uno a testa. Io posso far pulizia. Sì, va bene. Che squadra. Vero? Nasmer. No. Ok, adesso. Chantecler. Cosa dobbiamo fare? Vabbè, lo tagliamo, dai. Chantecler. Io ho un'idea, ma se noi non lo spezzettiamo come fa lui? Lo e poi dopo lo togliamo? Ah, ok. Osservazione stupida. Nel senso che dà sapore? Ma no, è meglio sminuzzarlo. Perché lui fa sminuzzarlo. No, lo sminuzza, lo frulla proprio. Sì, sminuzza. Quello è proprio cosa. Piano, figlio. Piano, metti giù l'acqua, piano piano. Senza scottarti. Mi raccomando. Scolate la pasta e ascoltate il rumore leggero che fa quando si appoggia delicatamente allo scolapasta. Hashtag scolapasta! Attento a non scottarti, che davanti è acceso. Sì. Ributtare la pasta nella pentola. Dimmi, stop. Aggiungete dell'olio per non farla attaccare. Sì. E cactus, il condimento. Ritornando agli ingredienti detti prima: aglio, olio, acqua naturale. Tutti da mixare con il mini pimmer. Poi lasciate ricadere dolcemente sulla pasta. Bisogna mischiare. È attaccata? Sì. Porca no. Tanto? Anch'io lo faccio sempre. Più o meno. Vabbè, non è attaccatissima. Eccolo qui, il momento dell'impiattamento. Metti un po' meno. Tanto deve essere solo bello, poi ci serviamo bene. Ah, ok. O no? Sì, sicuramente. Aiuto! Ma è difficilissimo! È ovvio, loro fanno l'alberghiero. Dai, è venuto! Oddio, che carino! Mi sento imbarazzissimo. Questo è carino. La Fede si sta lamentando che stiamo usando tantissime cosate un pulite. Sacco. Il problema è che se vuoi far parte dell'alta cucina bisogna usare le cose. Cosa fai? Lo metti attorno e poi un colpo sopra.
Che tenero. Ci immagini che lo devono fare tutti i giorni? Oh, ma ci è venuto bene, è bellissimo. Non esagerare. È un ruttino. Fa un ruttone, altro che ruttino. Non ci posso credere. Mettiamolo fresco, ovviamente, perché cioè nel senso questo è sminuzzato ed è fresco. Fresco perché è appena uscito da qualche parte, dal frigo. Oh, che carino. Ma che te no, va bene, fallo che di là, così non è un errore. Rimediare agli errori con altri errori. Segnatevela questa. Vedi chef, raga, cioè guardate che piatto, ormai è freddo ma è buonissimo. Esatto. Ok. Questo è il secondo pianto. Piatto. Questo è il secondo piatto. Il secondo piatto, speriamo che almeno questo ci sia riuscito. Speriamo. Pronto? Oddio. Sì. Dai, io lo distruggo, olio, guarda. E olio. Distrutto completamente. Un pezzo unico. Io ho paura che sarti troppo di aglio, te lo dico. Sì, anch'io. Insieme? Sì, aspetta che un po' troppo, aspetta un attimo. Cioè, differenza tra me e lei, il boccone. No, non riuscirò mai a mangiarlo, aspetta. Non guardate. Non farlo! No! L'ha fatto veramente. Oddio santo. Ma perché non riesco ad arrotolarlo? Sono veramente italiana. Lo giuro. No, raga, sta mentendo. 3, 2, 1. Devo essere qua. Mamme curiose dove trovarle. Buona. Sono fredda. Non devo parlare? E mamme che si infiltrano e dove trovarle? Beh, di chi non capisce il dialetto, è sciopera scoppiata. È buona? E mamme simpatiche dove trovarle? È buona? È buona? Sta troppo di aglio. Sta troppo di aglio. E poi ci abbiamo messo talmente tanto a fare l'uovo che è freddo. E in verità non era freddo il piatto, era fresco. Tutta la bomba. Il piatto non ci sta nel microonde. Ok. Andatelo nel micro. No. Allora, ora capiamo perché gli chef sono così richiesti, perché fanno spendere così tanto e perché noi non siamo chef e perché dobbiamo fare altro nella vita, mangiare. Voi dovete fare comunicazione. Comunicazione visiva. La comunicazione visiva c'era. Devo aprire una bottiglia di vino con questo governo di Dio. Ma se vuoi. No, io devo guidare dopo. La fede può. Sacco piccolino, no? La fede può. No, ti vado. Sponsorizzati da vino. Buonanotte. Ciao. Non fatelo a casa. No. Cioè, oddio, fatelo se avete ristoranti famosi. Esatto, fatelo solo se avete una giornata intera. Se siete bravi in cucina. Esatto. Sì, perché se no vi trovate a mangiare alle 16. Esatto. Se il video vi è piaciuto, ricordatevi di lasciare un bel mi piace. Ma soprattutto commentate qua sotto se avete intenzione di ricreare le nostre bellissime ricette. E andate a vedere l'altro video, perché ovviamente non potete fare una ricetta senza l'altra ricetta. Vanno in coppia proprio. Ricordatevi anche di iscrivervi al canale per diventare parte della famiglia, perché è importantissimo. Di seguirci anche sui nostri vari social, che vi lascio giù in descrizione, ma anche qui sullo schermo. Se la volete rivedere sul mio canale, facciamo raggiungere questo video almeno a 100 like. Me, lei, coppia perfetta. Ci vediamo nel prossimo video.